Ai giorni d'oggi, ragazzi, ci sono persone che non si sono ancora iscritte a questo canale, è incredibile! Iscrivetevi subito, ragazzi. E beccatevi sto video perché sono solo notizie che porta Sparks. Benvenuti ragazzi in un nuovo video di Brawl Stars con Sparks di Brawl Stars Italia e eSports Mobile. Allora oggi ragazzi voglio mostrarvi, potete vedere anche dalla schermata che stiamo parlando della radio, famosissima radio Brawl Stars. È uscito ragazzi questo nuovo canale su YouTube che parla in russo. Molte persone ancora non riescono a capire se è un canale ufficiale o no, ma oggi Sparks ragazzi vi svelerà il segreto, perché per puro caso mi è capitato di trovare la risposta a tutte le vostre domande, ragazzi. Allora, innanzitutto spieghiamo un po' che cos'è questa radio Brawl Stars. Allora, in pratica ci sono tante teorie su radio Brawl Stars. Molti dicevano che questa radio era un canale ufficiale della Supercell, dove cercavano di mandare indizi alle persone che magari volevano trovare qualche easter egg o qualcosa del genere. Infatti, se riusciamo ad ascoltare bene questo canale, si possono sentire dei rumori di sottofondo. Questo canale si è stato lanciato il giorno in cui è stato fatto il remodel di Pam. Infatti potete anche notare sulla radio il ciondolino. Il ciondolo di Pam che si può trovare anche in alcune zone delle mappe ex nuove della vecchia ambientazione della Zarditaria, perché oggi appunto è uscito il nuovo aggiornamento, quindi ci sono le nuove ambientazioni. Ora, fino a qualche giorno fa molti youtuber dicevano che poteva essere un annuncio del prossimo Brawl Talk e tutto, ma in verità non è stato nulla di tutto ciò. Quindi a questo punto ragazzi, questa radio ci vuole far capire qual è la terza season. Adesso ragazzi vi metto anche un video dove potrete appunto ascoltare alcuni di quei momenti in cui la radio ha pubblicato appunto delle canzoncine o degli easter eggs o qualcosa di strano che davvero ha messo in subbuglio tutta la community di Brawl Stars mondiale, ragazzi. Allora, ascoltiamo insieme ragazzi. La prima è una colonna, diciamo un sottofondo musicale a tema di Luna Park. Sarà sicuramente una season horror, quindi la conserveranno. Sì, la conserveranno sicuramente per la season di Halloween, ragazzi. Sono stato uno dei primi a non credere che questa radio fosse ufficiale. Ragazzi, vi sto per svelare una cosa incredibile che vi farà rimanere a bocca aperta. Molti pensano, sai, in lingua russa c'è quello, il tizio che è della live, il russo che parla, dà dei suggerimenti su Brawl Stars, dà degli indizi. Però ogni tanto io ho ascoltato, dicevo, ma secondo me è qualcuno che vuole prenderci in giro. Ma perché allora la Supercell, ragazzi? Perché la Supercell non ha fatto nulla per far cancellare una radio che magari non era ufficiale, cioè che dava informazioni false? Perché la Supercell non ha fatto questo? Ma soprattutto, i partner ufficiali della Supercell parlano di questa radio. Cioè, io partner Supercell non porterei mai qualcosa che non fa parte della Supercell. Magari non viene comunicato, però anche se non viene comunicato, la Supercell di solito non permette le fake news, quindi non ti permette di portare fake notizie false nel mondo di Brawl Stars, della Supercell in generale. Ma la cosa ragazzi che vi svelerò adesso è che Radio Brawl Stars è un canale ufficiale della Supercell, ragazzi. Voi dite, come faccio a sapere questa cosa? Perché ragazzi l'ha messo la Supercell oggi, o meglio me ne sono accorto grazie alla mia community di Brawl Stars, e ringrazio chi me l'ha fatto notare. Parlo proprio con te che me l'hai fatto notare. Se andiamo ragazzi nel menu di Brawl Stars, quindi del gioco del Google Play, quindi siamo qua su Brawl Stars, andiamo sulla descrizione della novità, parlerà della sede mostruosa, scendiamo in fondo ragazzi, scendiamo in fondo. Assistenza, come conta l'assistenza, normativa sulla privacy, condizioni d'uso, attenzione ragazzi qua, hype per quello che state per scoprire, non è guida genitori, e quella ancora dopo, oh,
Punti interrogativi, YouTube, WKBRL, ragazzi, è il canale della radio Brawl Stars, il canale, è stato quindi ufficializzato dalla Supercell in persona che quello è un canale Supercell. Quindi possiamo finalmente ascoltare quella radio per beccarci qualche easter egg finalmente. Ragazzi, io volevo fare questo video solamente per questo, quindi sarà un video breve. Se il video, ragazzi, vi è piaciuto, spolliciate, perché comunque vi porterò sempre notizie ufficiali su Brawl Stars. Io non mento mai, anche perché scrivo su Brawl Stars Italia, che è il mio sito, e parlo sempre di cose vere su Brawl Stars, mai clickbait. Detto questo, ragazzi, pollice in su, condividete il video, ragazzi, mi raccomando. Iscriviti soprattutto al canale se non l'hai ancora fatto. E ci vediamo per un prossimo video. E ci vediamo prossimamente sia su Brawl Stars Italia, che ci vediamo anche sul nostro Discord o su Instagram. Grazie mille ancora una volta, ci vediamo presto, bella ragazzi!